Yeah. Bello, eh? Però siamo sempre in bici, potremmo fare anche qualche altro sport, no? Ah sì, potremmo andare a correre. A correre? Vai. Mamma mia, che fatica a correre, che male i piedi. Ah sì, meglio andare a fare un'analisi da biomoto. Va che meglio. Come molti atleti, finita la stagione si appende quasi la bici al chiodo e si fanno altre attività, un po' per staccare, un po' per riprendere anche gli allenamenti in vista della prossima stagione. Io per esempio faccio tanta palestra, anche 3-4 volte a settimana, sollevamento pesi, altri esercizi, mentre invece Francesca per esempio gli piace correre e quindi abbiamo pensato che avere il corretto appoggio plantare sia determinante per un corretto allenamento durante l'inverno per prevenire infortuni, piccoli dolori eccetera eccetera. Per questo siamo qui da Biomoto, siamo tornati, se non l'avete ancora fatto andate a vedere il video del bike fitting, ma invece oggi siamo qua per fare la messa a punto della nostra camminata e del nostro appoggio plantare. Per una corretta analisi per quello che riguarda l'appoggio plantare è bene valutare sia le parti statiche sia la parte in dinamica. Iniziamo adesso con un esame obiettivo del piede in statica per andare a rilevare eventuali punti dolenti sul piede. Vado a toccare la fascia plantare. Nel momento in cui ci sono punti dolenti, li andiamo ad evidenziare con un pennarello che poi ci servirà a vederli sullo scatto. Prendiamo un'impronta, un piede qua, e faccio salire su in piedi. Braccia lungo i fianchi, sguardo rivolto in avanti. Questi sono i tuoi piedi posizionati, a destra c'è il destro, a sinistra il sinistro. Quello che notiamo è che c'è poco appoggio delle dita, in particolar modo vedi degli alluci. L'arco plantare è ben formato, ma in piedi, in carico, tende la caviglia ad andare un pochino verso l'interno. Questa qui è la parte che ho segnato prima, dove avevi dolore alla palpazione, poi lo andiamo ad analizzare bene in fase del passo. Entrambi i piedi, soprattutto in realtà in questo caso sinistro, tende a appoggiare un pochino più sull'esterno, vedi che il primo raggio è poco caricato. Adesso iniziamo con la parte in dinamica. Procediamo prima con una camminata, una video analisi della sua camminata a piedi nudi e poi dopo procederemo con quello che invece riguarda la corsa. Yeah! Allora, iniziamo ad andare su con la velocità e facciamo 3 minuti di corsa. Partiamo da una prima corsetta tranquilla, quindi all'incirca un 6-6.5 di velocità e poi aumentiamo. Un programma di ripresa video che ci permette di rallentare e vedere fase per fase l'appoggio del passo. Partendo dal basso si nota una importante pronazione della caviglia nella fase di atterraggio e quindi di appoggio e poi notiamo poca spinta dell'alluce. Il primo dito è quello che sia quando camminiamo, quando corriamo dovrebbe darci la spinta finale. Questo è importante che l'alluce invece spinga e si muova per evitare quelle che poi sono le metatarsalgie, quindi le infiammazioni al metatarso. Inseriamo adesso queste qua che sono delle solette presoccettive per vedere i carichi e le pressioni del piede all'interno della scarpa. Sono montati circa 70 sensori che ci permettono di vedere le pressioni e le aree di picco del tuo piede nella scarpa durante la fase del passo e quindi poi della corsa. Yeah!
pressioni che hai esercitato nel piede e all'interno della scarpa adesso ci fa vedere due cose fondamentali. Innanzitutto, come dicevamo prima, che la pressione è maggiore sui metatarsi rispetto che sul primo dito, soprattutto a destra. Infatti vedi che queste linee qua, che è il tuo baricentro, sei tu che cammini, ti muovi e vai avanti, invece che finire, concludersi sul primo dito, si interrompono a livello delle teste metatarsali, quindi manca un pochino di spinta in avanti. Allora, il mio consiglio in questo caso è, prima cosa, lavorare sulla forza del piccolo e del medio gluteo, che sono i muscoli stabilizzatori dell'anca, perché spesso si nota in monopodalica uno slivellamento verso il basso, in questo caso dell'emibacino sinistro in appoggio sulla gamba destra. Quindi tonificare quello che è il piccolo e il medio gluteo in modo da avere anche in linea e quindi una maggiore efficienza nella corsa. In secondo luogo consiglio di lavorare, come dicevamo prima, sugli alluci, quindi con esercizi a piedi nudi di presa, di calzini, tovaglioli da terra, in modo da allenare il muscolo, in particolare flessore lungo dell'alluce, e renderlo un pochino più mobile. Per quello che invece posso fare io, dove posso intervenire io, il consiglio è quello di un plantare. Come plantare non intendo un plantare meccanico di semplice supporto, faccio vedere la differenza. Questo qui è un plantare meccanico per pronazione, cioè abbiamo visto la caviglia che va nell'interno, lo scopo di questi plantari è, con un arco mediale, sollevare la caviglia. Hanno però un limite questi plantari, cioè nel momento in cui lo levi il tuo piede ritorna un pochino nella sua posizione originale. Quindi il nostro consiglio su tutti, ma a maggior ragione su persone attive, sportive, è quello di lavorare su con un plantare sensomotorio dinamico, che differisce perché ha spinte interne e non esterne. In questo caso la spinta, nel tuo caso, sarebbe posizionata direttamente sotto il malleolo mediale. Lo scopo è attivare il muscolo del tibiale posteriore e ridurre la pronazione della tibia tarsica. Scopo finale è quello di riuscire a farti camminare e correre bene poi anche senza plantare, quindi il plantare ti insegna, ti allena a una postura, possiamo dire, più corretta per te. Allora, tu Marta, sei pro o contro plantare? Allora, c'è da fare una distinzione, nel senso che i plantari si possono dividere in due grandi categorie, meccanici e sensomotori. So che tante persone, tanti colleghi fisioterapisti sono contro il plantare meccanico e posso anche capirli in un certo senso, nel senso che il plantare meccanico è un plantare che ha lo scopo di spostamento dei carichi e non ha nessun stimolo dal punto di vista muscolo-tendineo. Noi qui consigliamo sempre, quasi sempre, il plantare sensomotorio per andare a lavorare sulla muscolatura e attivare la muscolatura stessa, e secondo me questo è un plantare efficacissimo da usare per tutte le persone dinamiche e anche, perché no, nei ragazzi, nei bambini in età di sviluppo. Ma quindi il plantare per sempre? Allora, sicuramente la risposta varia a seconda del cliente che entra in studio. Diciamo che noi, a parte casi magari un pochino più importanti dove si prendono accordi con il medico di riferimento, il plantare di solito lo facciamo portare per quello che è la durata di un anno, due, tre al massimo, e poi notiamo i risultati insieme. Qualora ci fossero, possiamo dire, patologie, anche se non siamo noi a fare diagnosi ma il medico stesso, di piedi piatti, piedi un pochino più che hanno bisogno di essere seguiti maggiormente, allora il plantare ha una durata maggiore. Però ripeto, è sempre un discorso di comune accordo, un lavoro d'équipe con i medici fisioterapisti che seguono la persona. Ok, ma chi fa l'analisi qua poi deve per forza utilizzare il plantare?
No, assolutamente. L'analisi biomoto ha lo scopo di fornire una serie di dati, di immagini, di video alla persona che entra in studio, analizzare l'appoggio plantare e valutare un pochino la postura, si può dire in generale. Qualora non riteniamo che la persona abbia necessità fondamentale di un plantare o che non sia, diciamo così, la soluzione primaria per lui, noi ci consigliamo piuttosto un rinforzo muscolare, piuttosto che un allungamento muscolare, sempre in accordi con i fisioterapisti e con le altre figure che seguono il cliente che è entrato in studio. Chiaro, ma quindi hanno bisogno di plantare solo gli sportivi che fanno sport, per esempio, di corsa come calcio o tennis, o anche altri sportivi o altre persone normali? Allora, sicuramente gli sportivi sono quelli più soggetti a sollecitazioni e a sovraccarichi. Diciamo che però una grande fetta di clientela che entra qui all'interno di Biomotto sono persone che nel loro lavoro, per il loro lavoro, sono costrette a camminare tanto. Parlo ad esempio di camerieri, parlo di persone che lavorano nelle fabbriche, nelle industrie con scarpe ad esempio antinfortunistiche, quindi scarpe inadeguate che limitano la funzionalità del piede, sicuramente l'appoggio non è ottimale. Chiaro.